È scomparso nella notte a Milano dopo una lunga malattia Roberto Calasso, scrittore e editore di fama internazionale. Aveva 82 anni, era nato a Firenze e dal 1971 era presidente della casa editrice Adelphi. Calasso è morto proprio nel giorno in cui escono due suoi nuovi libri autobiografici, Meme Scianca sulla sua infanzia vissuta a Firenze e Bobby, memoir su Roberto Bazien, fondatore proprio della casa editrice. Prezioso cultore della letteratura mitteleuropea, Calasso aveva ereditato dalla famiglia la passione dell'editoria, in particolare dal nonno, il filosofo Ernesto Codignola. Il bestseller dell'Adelphi è sicuramente Siddhartha di Hermann Hesse, con un successo veramente planetario. Cordoglio di tutto il mondo, letterario e non solo, per la scomparsa di Roberto Calasso.